Hanno preso il via questa mattina a Perugia gli stati generali dell'Italia centrale. L'incontro ha preso le mosse dal cosiddetto Patto di Cagli, un documento di intenti che prende il nome dalla località marchigiana dove per la prima volta si riunirono alcuni amministratori pubblici del centro Italia, e tutto questo per sviluppare una strategia comune di sviluppo. Costruire tra le regioni del centro Italia programmi e strategie comuni in grado di valorizzare il ruolo di cerniera di questi territori e rappresentare al governo con una voce sola le priorità che le riguardano. È questo il senso che si vuole dare agli stati generali del centro Italia che si sono riuniti oggi a Perugia. Discutendo di questione meridionale sono invecchiate e sono passate intere generazioni di italiani. Da 20 anni, per merito o per colpa della Lega, non si parla d'altro che dei problemi del nord del paese. Nell'ottobre scorso, con quello che è stato battezzato il Patto di Cagli, gli enti locali dell'Italia di mezzo hanno messo sul piatto della bilancia anche una questione centro. Un nord-est dolce, senza stress, lo definisce il politologo Ilvo Diamanti, un territorio caratterizzato da grande sviluppo e dinamicità, ma anche da attenzione per l'ambiente e per la qualità della vita. La crisi però, dice Diamanti, morde anche qui e cresce la paura dell'immigrazione. Esiste una questione settentrionale che ha assunto una sua rappresentanza politica molto evidente. Il mezzogiorno è in una situazione di difficoltà e probabilmente, sicuramente, il centro ha bisogno di politiche specifiche. Tra gli impegni prioritari, gli stati generali del centro Italia mettono quelli riguardanti le infrastrutture, lo sviluppo, la necessità di un patto sociale con il mondo produttivo, economico e sociale, il rilancio del ruolo della piccola e media impresa, la valorizzazione del patrimonio locale, il rafforzamento degli interventi in campo formativo.